Cari eh, amici, buon pomeriggio, bentrovati a questo appuntamento di full time del lunedì, come ben sapete de dedicato allo sport e al calcio, anche se ieri pomeriggio la Serie D si è riposata, avremo modo naturalmente di parlare e della nuova cosenza, non di calcio giocato, approfondiremo quest'oggi altri argomenti lo facciamo insieme, buon pomeriggio ad Antonio Clausi buon pomeriggio a te e a tutti i nostri italiani domanda del nostro. giorno, è nevica o non nevica? forse stasera secondo me sì infatti noi siamo in diretta, abbiamo modo naturalmente di tenere eh, sotto controllo il le meteo. previsioni <ride> e il meteo Intanto c'è un dato oggettivo, qualche problema con internet che non è legato naturalmente alla nostra struttura, evito di far nomi dei gestori, però è puntuale che qualche difficoltà noi l'abbiamo, quindi eventualmente vediamo se riusciamo a risolvere il tutto, non fosse altro che i nostri telespettatori, anche l'ultima volta, ci lasciano dei messaggi sulla nostra bacheca del fan club di Tele Europa. Intanto vi ricordo il nostro numero telefonico, se preferite potete e se volete intervenire, 0984 84 17 330. Due. allora caro antonio clausi noi ci lascia, siamo lasciati a domenica scorsa è una bella con una be ti stavo dicendo una bella vittoria <ride> però una vittoria che poi in un modo o nell'altro è stata un po macchiata non esageratamente, però da alcune dichiarazioni a fine gara dal direttore dello staff tecnico stiamo parlando di Stefano Fiori che ha parlato di un progetto che fa acqua da tutte le parti. Ieri non abbiamo giocato, però è pur vero che ieri è stata una giornata importante a livello di dichiarazioni, qualche botta e risposta per quanto riguarda i dirigenti. Intanto, come avete affrontato voi del sito www.cosenzachannel.it, che cosa avete scritto e soprattutto facciamo un po' la cronistoria della settimana. È stata una settimana dove l'evento principale è stato sicuramente la cena organizzata dal Presidente Guarascio, un po' per fare il punto della situazione abbiamo scritto sia sul sito che sul, sul Calabriora che eh, era il momento di fare la conta, fare la conta, vedere quanti soci effettivamente avesse il cosenza calcio, uh, chi um, fosse disposto a, a, come dire, a mettere nuovamente mano al portafogli e eh, tirare le somme per poter concludere da qui um, a maggio, a giugno la, la stagione, così come sono stati presi gli impegni con uh, calciatori, ma credo un po' con fornitori, un po' con tutti. E, allora intanto problema. diciamo sì. una cosa, parliamo di questa situazione, sì. in primis perché il Cosenza non ha giocato ieri, in secondo, ma non è un punto eh, che voglio sottovalutare, perché siccome i problemi ci sono, non ci nascondiamo dietro in dito e non vogliamo inferire, però forse siamo ancora in tempo per parlarne, per sperare, augurarci che questi problemi si risolvano, quindi partiamo da questo presupposto, perché né si vuole inferire, né si vuole fare insomma, i polemici della situazione, ci mancherebbe altro, scusami Antonio. No, ma senza polemiche, cioè, senza... No, 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 infatti ho voluto alcuna, alcun secondo fine. Certo. Cioè non, il discorso che raccontiamo semplicemente come stanno i fatti, proprio per non arrivare nuovamente al 10 luglio, come l'anno scorso, 40 gradi fuori, a certificare in diretta poi la morte del cosente. Siamo lontani in luce, credo e spero, da quella situazione. Però, come dire, mh, sollecitare che, le, mh, che si resti sempre sui binari giusti e che, non, mh, e che si viaggi tutti nella stessa direzione e questo credo l'auspicio da parte della tifoseria, quello che dissidi sì, di ci sono, come purtroppo abbiamo registrato in questi giorni, vengano superati, si parli, si trovi un, un punto d'accordo e si continui a lavorare. E che cos'è successo? Vogliamo ricordare? Ci sono, beh, quello che tutti sanno, ovvero il problema principale è che non solo vi è una, come dire, una frattura con l'area tecnica una rottura totale che magari viene a degli alti e dei bassi però sostanzialmente le due parti non è che si prendano poi tanto alla fine ultimamente e poi bisogna capire se il Cosenza ha la forza economica per continuare la stagione oppure no Dicevamo settimana scorsa che vi erano dei rumors riguardo delle spettanze maturate e non ancora corrisposte ai calciatori. Dopo la cena di, non, mi, non ricordo se è stato giovedì sera o mercoledì sera, comunque il giorno dopo, giovedì. Giovedì sera, il giorno dopo i calciatori sono stati rassicurati all'interno dello spogliatoio eh, che eh, in questa settimana partiranno i bonifici. quindi Purtroppo non erano soltanto rumors, ma erano... Vabbè, oggi è lunedì, quindi ancora di stato che non sono no, arrivati, ma ancora non si eh, sente Adesso cioè, no. settimana, non abbiamo dubbi per sì, credere che se non una Anche però avvenga, gli, gli incisi fammeli fare sempre, certo. lo sai che io poi non riesco a tenermi... Cioè, eh, si parla di stipendi, alcuni che, av che avanzano una mensalità, eh, chi avanza due, cioè, eh, siamo sempre... mi auguro che non ci sia una sorta di ribellione da parte della... Tutti ricordiamo i lavoratori, vanno pagati, facciamo i soliti classici luoghi comuni, ci mancherebbe altro. Però se incominciamo a lamentarci o a battere i piedi a, perché non, una, non viene pagata una mensilità, è giusto che se ne parli. Però eh, l'importante è che cioè, le, 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 come si dice, in campo si dia io credo che su questo punto di vista non ci sia minimamente problema perché i calciatori si stanno allenando in maniera estremamente professionale, senza... Ecco, a, no, no andare... però siccome ho letto anche si parlava di uno o due stipendi, sì. quindi dicembre e gennaio, per alcuni una mensilità, altri non hanno assegna garanzie, come si suol dire tutto quanto, cioè, eh, non, non stiamo parlando di 5-6 mesi di stipendio arretrato. No, 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 non no, no, ci mancherebbe per andare contro i giocatori, me ne guarderei bene, però lamentarsi e fare determinate no, cose per il... uno stipendio mi sembra un po' esagerato. No, eh? ma io credo che nessuno si sia lamentato, i calciatori abbiano semplicemente chiesto okay. delle, cioè, delle spiegazioni per i ritardi che si sono registrati. Le spiegazioni sono state fornite, è anche giusto il Presidente, sì, 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 ma sì, sì. Sono, eh, tutto, tutto in un normale scambio di opinioni, in, in maniera molto chiara da ambo le parti. È stato sottolineato anche che il Cosenza gioca in campo neutro, quindi in, in mancanza di incasso allo stadio, questo ritardo può essere anche giustificato da un certo punto di vista. Cioè, quindi a, a, come dire, e motivazioni per, il qua, per le quali si sono accumulate queste aspettanze un po' arretrate possono essere adotte senza alcuna, alcun problema. Il, eh, credo che più che rassicurazioni sugli stipendi che da persone eh, come dire, affidabili per le loro imprese quali sono i soci del cosenza credo che il punto eh, di, di maggiore importanza richiesto allo spogliatoio sono state rassicurazioni per il futuro della società e anche queste sono state fornite senti Vedremo però a proposito di frattura noi sì. abbiamo parlato di staff dirigenziale con sì. lo staff tecnico ma non è solo questo perché insomma c'è anche qualche eh, dirigente o sbaglio c'è cioè qualche ma io mh, guarda il discorso i, i nuovi soci cooptati dal sindaco al, ehm, alcuni sin dall'inizio si sono come dire, messi un po' in disparte per dire sì facciamo parte della compagine versiamo. abbiamo dato un tot sì, però non, eh, come dire, non ci cercate non, eh, non ci interessa vivere quotidianamente la vita della società del cosiddetto sì. calcio magari altri dopo anche essere stati coinvolti dal punto di vista economico avrebbero gradito che la loro presenza fosse tenuta più in considerazione Forse è stata probabilmente questa, mh, non dico la scintilla perché alla fine non, non si è ingegnato nulla, però magari qualche muso lungo, qualche mugugno si è registrato in quest'ottica, in questa direzione. C'è tutto il tempo, anche se è breve, per poter sicuramente rimediare. E io, la mia speranza è che non vengano rifatti alcuni errori del passato, perché sì, mh, come dire affidarsi anche a voci esterne del proprio bilancio, vale a dire sponsorizzazioni, botteghini e magari anche nuovi ingressi in dirigenza. Però quando queste tre dinamiche non, non si verificano, ovvero che i tifosi, come purtroppo sta avvenendo, si sta a casa, stanno a casa, i nuovi soci non si avvicinano, porco senza calcio, e sponsorizzazioni se non in pochi casi non ne arrivano, allora comunque bisogna contare esclusivamente sulle proprie forze e andare avanti con ciò che si ha a disposizione, senza fare passi più grandi eh, della gamba per, eh, sperando in un futuro. Il discorso è semplicemente questo, quindi nel momento in cui sono stati presi degli impegni, degli accordi, è giusto che vadano rispettati come come normalità vorrebbe. Senti, ma una domanda a bruciapelo. Eh, Guarasso ce la fa può fare o non ce la può ma fare. Io non nutro dubbi, cioè, stiamo parlando di nuovi imprenditori che eh, il Cosenza probabilmente non ha mai avuto questa solidità. Si, e il fatto che siano così tanti forse è lì che crea lì il problema, crea, non c'è sì, la sinergia crea, giusta a livello guarda, caratteriale. Questo purtroppo è un, quando ci sono tante teste a decidere è normale che non si decida. I, nel tempo che impiega una sola persona a prendere una decisione. Eh, ma, ehm, mettere nove teste d'accordo, già negli anni passati per, per, andavano messe d'accordo 3-4 persone, eh, abbiamo visto come eh, i tempi biblici, nove persone probabilmente sono ancora più dilatati. Io ribadisco quello che ho detto all'inizio anno, cioè i nove soci presi singolarmente, eh, eh, dando uno sguardo alle loro aziende, danno una sicurezza estrema. Cioè, è però non è detto che debbano esatto, buttare, ma il cosenza. Un discorso è parlare di solidità individuale, perché se la solidità loro fosse trasferita automaticamente anche al cosenza calcio, beh, io programmerei la Serie A da qui a qualche mese, non c'è certo. dubbio. Il problema è capire quanto, quanto con la T vogliono investire nel cosenza calcio. E si, è, si è discusso a inizio anno che questo uh, dove, doveva essere una stagione di transizione, e poi l'obiettivo si è leggermente spostato verso la promozione sperando che. Ci sono state anche alcune dichiarazioni, delle dichiarazioni di alcuni dirigenti che parlavano e che miravano alla vittoria anche del campionato. Quindi... Comunque, ma, mm... Poi lo... alla luce del campionato Purtroppo... mediocre che adesso sta. Sì, ma, ma parliamo. Allora, il discorso anche va Dominario. analizzato da più un'ottica una anche eh, più allargata, perché nel, eh, il Coenza è un punto dal secondo posto, il secondo posto significa che. Non è, non è andata affatto male, purtroppo sale soltanto una squadra. Questa squadra sta viaggendo a mille, ha perso eh, due partite, ne ha vinte tantissime e ha totalizzato 11 risultati utili consecutivi. Ha vinto al San Vito. Ha vinto al San Vito <ride> e non bisogna dimenticare che di pari all'aspetto sportivo purtroppo il Cosenza ha affrontato tanti, tante problematiche ambientali purtroppo derivanti anche da una, dalla lentezza di cui prima, a carattere societario, che ha, come dire, condizionato il lavoro quotidiano. Quindi è stato un insieme che, eh, alla fine, alla squadra eh, si può imputare, a mio avviso, qualche par due o tre partite sbagliate, cioè così come le colpe tecniche. Per il resto, purtroppo, è andata così come è andata, perché per il è è in ritardo e non ci piove di sopra. Cioè, su questo a scaso di Aquivici, non, il Corriente non ha potuto fare la preparazione che ha sostenuto Reggio, non ha potuto sostenere una preparazione con l'organico al completo. Questo un alibi, una scusante? Non è un alibi, però sono tante <ride> facce della stessa medaglia. Ehm, nel momento in cui si analizza una stagione bisogna tenere in considerazione tanti fattori. Non si può dire ha sbagliato Stefano Fiore o ha sbagliato Guarache, perché magari non ha sbagliato né l'uno né l'altro, o magari non ha sbagliato tutti e due. Cioè non... non Nell'interno di una stagione un po' tutti hanno commesso degli errori e un po' tutti hanno, come dire, ehm, hanno operato per il bene del cosenso e su questo non ci piove. Però, come dire, giocare, allora, concludere un mercato, magari non prendendo i giocatori che l'area tecnica delegata a fare il, il calciomercato ha indicato, eh, indurli ad andare su seconde linee, è normale che poi Patania al tempo eh, si è ritrovato a dover modificare leggermente il proprio eh, orientamento tattico, facendo un ritiro con il 433 poi si è passato a fare un 4231 e altri esperimenti tattici. È normale che non avendo una rosa per tempo, probabilmente sia per l'asso minore che il cosento della a disposizione, sia purtroppo anche per una disposizione economica messa uh, lì per Stefano eh, Fiore e Aristi e Leonetti sono dovuti arrivare a Cosenza delle seconde linee, chiamiamole in questa maniera perché comunque all'interno di un gruppo tutti quanti valgono sulla carta eh, quanto gli altri e non all'altezza di chi poi eh, degli 11 giocatori che scendevano in campo il Cosenza ha dovuto disputare gare importantissime con una prima linea totalmente formata da under ma non è capitata una sola partita un'emergenza, è capitato 3-4 partite e in quelle 3-4 partite nonostante il Cosenza e si esprimesse molto bene, vedi anche a Messina, dove eh, l'allenatore giallorosso ha fatto i complimenti a Patania per il gioco espresso, e il Cosenza si presentava con una formazione dove c'erano sei under, con rampazzo in attacco. Eh, ragazzi, probabilmente, che non hanno la giusta esperienza per poter lottare per vincere il campionato di Serie D. Questo è stato probabilmente eh, il momento topico del campionato in cui il Cosenza è mancato. Io ti volevo chiedere quanto però influisce psicologicamente in questo caso la questione legata ai playoff, legata nel senso che l'anno prossimo, come sappiamo perfettamente, c'è la riforma dei campionati, nessuno ti dice che anche vincendo tutti i playoff tu hai l'assoluta e matematica certezza che vai in seconda divisione. Sono anche se real, poi ce lo diciamo francamente. Sì. Sicuramente ce ne saranno di squadre che falliranno, sì, ma... quindi molto probabilmente, però psicologicamente quanto, quanto può influire poi? Io credo che i playoff senza la garanzia di un posto tra Lega Pro <coughs> non servono proprio a nulla, anzi non vedo proprio le motivazioni per le quali poi vengano disputate. Mi sembra che il premio che balli sia l'iscrizione gratuita nel campionato seguente, si tratta di 30-35 mila euro non so neanche se il gioco vale la candela ovvero corrispondere un'altra mensibilità perché tanto durano i playoff play alla squadra Ma tu leghi questa pensi che ci sia anche una questione economica ma cioè oh, se, può sicuramente essere anche... il campionato finito il campionato la squadra viene come dire c'è il rompete le righe ognuno in serie D è libero tranne per i discorsi contratti non ci sono non ci sono proprietà. contratti pluriennali non ci sono contratti pluriennali Quindi, Ognuno che ha firmato il proprio accordo con la società in appartenenza, la di appartenenza si ritiene libero e quindi andarli a tenere ancora sotto contratto per un altro mese significa dover corrispondere loro un salario, uno stipendio. E se poi non c'è la garanzia del posto dei professionisti che quindi ti darebbe ulteriore slancio, ulteriore visibilità e aiuterebbe comunque a centrare l'obiettivo che è diventato tale durante il corso del campionato, non ha minimamente senso. Cioè, che andiamo a giocare a fare per 30.000 euro dell'iscrizione al prossimo campionato quando per, per assurdo un mese di stipendi su una società grava per anche 31.000 euro. Non c'è minimamente allora che fai? motivazione. Ecco perché loro non si sa se... Io credo che prima dell'inizio dei playoff venga stabilito quale sia il reale eh, premio per la squadra che poi vince. Perché in questa maniera... Cioè, sì, la juniors, In effetti per questo, che perché noi ne abbiamo parlato nel corso di queste settimane, anche perché c'era qualche tese, spettatore che ce lo chiedeva, <coughs> che cosa volesse significare realmente la riforma delle, dei campionati, bah, soprattutto quest'anno. Io credo la che la, la, riforma, sì, la riforma dei campionati venga completata tra due o tre anni, perché per essere completata adesso dovrebbero fallire 16 squadre. Beh, Vabbè, è un po' difficile. È un numero abbastanza elevato. Certo. Cioè, per ripescare a chi la vincitrice dei play del playoff dovrebbero in 17. Sì. Quindi è un numero comunque... è un girone intero, cioè, è impensabile. Cioè, non, uh, tutto può accadere. Assolutamente, sì, però. tutto può accadere però, eh, non ne ho parlato, ma non abbiamo sottovalutato questo aspetto, la possibilità di poterlo vincere questo campionato. No, il cosenza <ride> lotta per vincere il campionato, non c'è dubbio. Non, non diamo nulla per, eh, per finito, perché sarebbe da folli. È difficile. E sarebbe da ipocriti affermare che è facile, è difficilissimo. Cioè, sicuramente l'interreggio ha un piede e mezzo, come ha detto il lunedì scorso il buon Mario Lacan che ha giocato lì in maglia bianco-celeste. ha un piede e mezzo in Lega Pro, però fin quando non ha tutti e due i piedi in Lega Pro, il cosenza il dovere morale verso la società, verso l'area tecnica verso la tifoseria, di poter provare a superare e scavalcare l'interreggio. Cioè partita fi finisce quando l'arbitro fischio. Punto. Ma è possibile che non ha un, un momento di crisi questo interregio? Tutte le squadre per un motivo o per un altro durante l'arco del campionato hanno un momento, una de, de il bar... momento di crisi, cioè, bisogna... momento bisogna... di crisi il... quasi eh, fisiologico esatto. che a quanto pare non ha avuto. No, non lo ha avuto. avuto, ho avuto una breve flessione, eh, una leggera flessione durante il giorno di andata. Ma molto leggera? Sì, <ride> davvero molto leggera, però poi da metà il giorno di andata in poi è stato un diesel, cioè da 11 partite non perde, non mi sembra che ne abbia vinte 8 su 11 consecutive, cioè non consecutiva in, in questo arco, quindi è, ha mostrato compattezza, al momento non si può dire che non sia meritatamente impeccabile. Ma eh, lascia da parte la passione e l'affetto che puoi sì. nutrire per i colori, la squadra più forte è o no? Onestamente. Allora sulla carta la squadra più forte è il Cosenza, cioè, a mio avviso la squadra più forte è il Cosenza, sulla carta. E che è mancato? Lo abbiamo detto prima. ho eh, detto allora, prima. Purtroppo, purtroppo è mancato. Forte. Al, al, purtroppo il Cosenza ha dovuto disputare nella parte cruciale del giorno di andata alcune partite in condizioni che probabilmente neanche chi lotta per non retrocedere. Giocare con 8 under, 7 under, forse 8 è esagerato, con 6-7 under. Dove una prima linea è composta totalmente da calciatori del 92 e del 93. Beh, non... Certo. Non, è, non si può dire di certo che le seconde linee, in assenza dei calciatori titolari, eh, abbiano dato ciò che si aspettava eh, chiunque per, eh, per questo cosenza. Purtroppo è, è storia, leggenda, poi gli errori sono stati fatti, non, non, nessuno li nasconde, nessuno vuole difendere chi che sia, però non dimentichiamoci anche che il cosenza ha dovuto giocare delle partite eh, ridotte davvero ai minimi termini, probabilmente anche con due o tre elementi in più over avremo quei tre punti quattro punti in più Che è a meno cinque dall'inderreggio a meno sei eh, eh, avrebbero eh, ci sono state delle scelte sbagliate iniziali di alcuni giocatori che adesso non ci sono più in campionato non sto parlando delle partite sfortunate sì, legate sì, sì, di più eh? ma il fatto che il tedesco sia andato eh, via beh, non no, ma, ma tedesco purtroppo hm, ti ribadisco sempre il discorso di cui prima non era la prima scelta del Cosenza, però con quella cifra a disposizione, il massimo che si poteva fare era tedesco. Quindi è stato anche, come dire, non un ripiego, ma fare di necessità virtù. Lo sai che ci sono state polemiche in merito ad alcuni giocatori ma che non sono stati che non sì, sono sì. stati presi. Ma, ma questo è il bello del calcio, il problema nasce... Sul seno di poi vabbè è facile giudicare. Nessuno qui mette in discussione la, la valenza di un, di un giocatore anziché di un altro anzi è il bello del calcio, discutere di calcio, a me piacerebbe vedere che ne sono messi nella Juventus, nell'Inter. Eh, eh, ma sei ragazzino. <ride> sono, stiamo, sono... Scherzando, stiamo scherzando. Eh, sono... Perché magari eh, ti vedono, poi dimostri ancora di meno dell'età che hai eh, no? ah. e quindi magari c'è cioè, chi può fare delle, delle... Sì, simpaticamente. <ride> Dimmi. Eh, sono, <ride> sono, come dire, sono delle discussioni. Calcio, tecnica, certo. chi vorrebbe il terzino un po' più. Ma avanti infatti, Chi dico, vorrebbe chi non sì, gioca sì. al positivino? Di io gioca. dico 10 persone, 10 persone vedono partite diverse, ma questo penso che ce ne accorgiamo sul divano vedendo ma, una partita di Serie A o in, un, in, una, in una tribuna di un'altra cosa. Però non è detto che la mia è una verità assoluta o l'altra. C'è cioè, chi ce l'ha sempre con l'allenatore, con chi l'arbitro, con, con chi non il giocatore. La presunzione è nel denigrare, criticare gli altri pensando che gli altri non capiscono. Ma, in Nulla, è questo dico, e io eh, ho bisogno di avere sempre rispetto, non condividere determinati punti di vista e ci mancherebbe altro, cioè, veramente c'è cioè, la, 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 la moviola e si, eh, discutiamo anche determinati episodi che possono essere lampanti, figuriamoci sul gioco, al metodo di gioco di un allenatore o su come ha giocato un giocatore, però spesso e volentieri si pensa che ogni persona è detentrice della verità assoluta e che chi la pensa in, man in maniera diversa è un po' cretina, forse è cretino chi è presuntuoso, io questo voglio, voglio fare un inciso, non è un riferimento a qualcuno, ci mancherebbe altro, però spesso e volentieri se io dico che per me è stato sbagliato magari... A me non piaceva per dire è un modo di, la, come faceva giocare la squadra a che poi non è vero perché la squadra ha sempre giocato bene, però sono dell'idea che ci arrivi un momento del campionato che devi dare una svolta. Altri dicevano no, oh, devi continuare, cioè, ma questo è, è, è giusto che sia così, ma io non penso che magari, spesso e volentieri, poi durante la pubblicità ne parliamo con Antonio, non sempre siamo legati dalle stesse, dalle Beh, stesse idee, però non significa che l'uno è migliore dell'altro, quello è cretino e l'altro è più intelligente. Questo lo diciamo spesso e volentieri perché... Che nel calcio, come accade poi spesso anche nella politica, ci si attacca per questo. E purtroppo a Cosenza, e questo io lo dico, lo dico senza eh, nessun tipo di problemi, ci si lascia prendere troppo de, da, dalle questioni personali, probabilmente proprio perché siamo una piccola città, eh, proprio perché ci si conosce tutti, le questioni personali, solo perché io sono amico di quello, di quell'altro, vanno ad influire. Sui giudizi, sulle persone, sui giocatori, io sono amica di quello e quindi parlo bene in trasmissione di quello o viceversa, io dico solamente una cosa, evitiamo eh, tutto questo perché non ci porta da nessuna parte. Oggi io devo essere sincera, a differenza delle altre volte, un po' più pessimista ci sono. Non fosse altro che do i meriti a questa società di quello che ha fatto perché insomma, se non ci fosse questa società, parleremo forse non saremmo neanche qui a fare la trasmissione, parleremo di altro, parleremo di altri sport, parleremo poi mi dici dell'abruzium sì, parleremo della guarda, con tutti i rispetto, un saluto ai ragazzi. sta andando bene però, sì, no? vieni, è scoppiato un putiferio. Poi che direi... succede? Non lo sapevo, <ride> vedete, ecco, questo, <ride> no, il bello della diretta, non sapevo che era successo un putiferio. Volevo parlare... ma ne possiamo parlare bene. Sì. Sì, assolutamente. Eh, vabbè, che è successo? Adesso no. nulla, dice. è stato <ride> purtroppo si è verificato un brutto episodio. Eh, l'arbitro pare, usiamo il pare, sì, pare ah, eh. perché comunque eh, non essendo lì presente abbiamo raccolto indicazioni sì. dai giornali di, da chi ha raccontato i fatti, l'arbitro ha subito una piccola aggressione, da parte, anzi avrebbe subito una piccola aggressione in un momento ha sospeso la partita, poi l'ha fatta riprendere e dopo il recupero è indicato sì. è arrivato il pareggio che ha penalizzato il Brusum. I ragazzi hanno sottolineato che faranno ricorsi, hanno andiamo l'episodio <ride> con... Non sapevo di scatenare e <ride> sì, di sì. parlare di questa cosa, comunque bravi i ragazzi dell'Abruzzo in pubblicità. Seconda parte del nostro appuntamento di full time, nonostante il Cosenza non abbia giocato ieri, siamo ugualmente in onda per parlare della situazione un po' di, della società e non solo, intanto vi ricordo che anche questa sera sarà in onda il nostro, per quanto riguarda il nostro palenzesso sportivo eh, l'appuntamento di replay con eh, Gianluca Pasqua Franco Segreto ed i suoi ospiti. Allora continuiamo per un attimo la questione dell'abruzione, comunque in bocca al lupo naturalmente i ragazzi Però che no, stanno lì, facendo uh, un attimo un'altra un e da... Quando avete cambiato Allenatore. abbiamo, anzi, <ride> scusatemi, non hanno, abbiamo perché la eh, ci rappresenta e l'allenatore sta facendo grandi risultati. Sì, non ho mai terzo, quindi... Ecco, quindi poi ha pareggiato uno a uno tre ieri. Tre, tre tre... Tre. Eh, I gol sono tanti, dove hanno giocato? A Aiello Cala. A Cala. Ah, salutiamo gli amici di Aiello anche perché ci sono tantissimi tifosi da quelle parti. Senti, intanto la questione allenamenti com'è eh, questa settimana? No, riprenderanno normalmente. Normalmente domani. il martedoggi sì, no, 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 è un no, giorno no, tranquillo, sì, di riposo. Sì, sì. riprenderanno sì. domani normalmente, no, con eh, la settimana classica che per porterà giocare, poi, poi domenica, domenica... al gel bisogno ecco. al ballo della io, io cerchiamo di prendere tempo perché non <ride> riuscivo a ricordarmi. <ride> Scusami. Dimmi. Allora, parliamo per un attimo di questa trasferta, di questo. ricordo Tanto poi i trasfer... su tutti i trasferti. Sì, per va... rivedere il San Vito lo stiamo dicendo, ci vorrà il 4 no, marzo. Trometri. Vabbè. Vabbè. Partirei dall'affrontare la trasferta di Vallo della Lucania Da quella affrontata nel 2008 Dove abbiamo vinto 1-0 Con uh, un rigore di Cosa Al 93 Simon Brosi ha parato un rigore eh, A partita in corso Fu una trasferta molto bella Fu una trasferta vincente C'erano 500 tifosi del Cosenza al seguito Era, um, Fu una gara intensa Una gara tesissima Una gara dove eh, Entrambe le squadre hanno giocato per vincere Alla fine è stato premato il Cosenza. Credo che eh, la, mh, il merito di quella vittoria fu diviso equamente eh, Ambrosi da eh, Stefano da una parte e il resto dei compagni dall'altra perché probabilmente in quella gara il Cosenza capì che aveva un piede e mezzo in eh, Lega Pro così come credo che adesso abbia l'interreggio. La Gelbison è una squadra di categorie, gioca su un terreno in erba sintetica, hanno rifatto rispetto all'epoca il manto dello stadio. E sarà l'ennesima prova su un terreno differente da quello sul quale si allenano in settimana i calciatori, tant'è che già, già da sabato hanno iniziato a, come dire, a calcare il terreno del sintetico o hanno fatto il cosenza con una serie di partitelle e calcetto, un mini torneo ha organizzato Napoli virgolette dei faticanti anche se andavano a mille sì. è stato davvero carino vedere i, i, i giocatori che tra di loro i calciatori che tra di loro si sfidavano a giocare sei contro sei al coperzo e non si risparmiavano assolutamente perché volevano vincere poi ha trionfato la squadra di capitan parisi con, <ride> con diversi elementi lo spirito c'è quello giusto assolutamente ma lo spogliatoio con così come il mister sono, sono compatti ed è giusto che restino senza cosa dica si con Stefano Fiore che poi è quello che in un modo o nell'altro è quello che sta più vicino alla squadra Ma ogni giocatore ha enorme stima verso il vecchio capitano dei lupi cioè non, non si potrebbe avere davvero nulla da ridire anche perché Stefano ha sempre parlato in maniera chiara allo spogliatoio abbiamo come dire ma che sta succedendo col settore giovanile invece? Col settore giovanile eh, c'è questo, che il gruppo... Qualche polemica che sono andati, sono... mi sbaglio, mercoledì polemica. o giovedì. Intanto Anche... Real Cosenza hanno trovato i campi occupati. No, cioè ci sono dei piccol piccole, la, la, delle piccole questioni poi è legate è stata, alla, lì... alle disorganizzazioni. Sì, lì c'è stato un disguido, non, non era stata avvertita la polisportiva del Real Cosenza che il Cosenza avrebbe dovuto disputare, sì. voluto anzi disputare allenamento. un allenamento lì al 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 sul sintetico. C'è la normale attività del centro sportivo di pomeriggio al Real, quindi non a, essendo stati avvertiti per tempo i campi erano tutti occupati, nessuno sgarbo, anzi ci mancherebbe anche. Era semplicemente una disorganizzazione, una mancanza di comunicazione lì nell'immediato. Per quanto riguarda il settore giovanile il discorso è questo. Il, il gruppo comunque che è legato a Stefano Fiore e che ha nel settore giovanile... Francesco Candelieri, il massimo esponente al momento che è il presidente del sezione giovanile, ha um, garantito la normale attività del, della Juniores e degli allievi eh, al Cosenza Calcio, ovviamente spendendo una cifra abbastanza considerevole, certo. di, ma era come era negli accordi iniziali. L'accordo però prevedeva che fosse trovato un'intesa da poi eh, sottoscrivere nell'immediato, in maniera tale che la gestione fosse affidata ufficialmente a, a questo gruppo e che il cosenza fosse sollevato dalle spese. Ovviamente, come ha sottolineato ieri Stefano Fiore, ci sarebbero state delle percentuali, come succede in tutti i casi, su chi, per chi in caso di una vendita di un giocatore, sì. da estinare sì. al settore giovanile, qualora un calciatore cresciuto nel vivaio sì, fosse stato venduto poi a ah, chi che sia. Il, purtroppo questa intesa che era stata già raggiunta verbalmente tra Guarascio e Candelieri mi sembra il mese scorso, purtroppo no, prima di Natale, una, non ricordo bene la data, dico la verità, quindi diciamo nelle scorse settimane sì. per non incappare in uh, errori pacchiani, eh, questa intesa di massima non è stata ancora ratificata. È ovvio che eh, le cose sono due, o si firma l'accordo per il settore giovanile e di fatti il gruppo di Stefano Fiore entra in maniera concreta a far parte della società a tutti gli effetti, perché una parte del club verrà, non verrà amministrata, verrà gestita, quindi con degli investimenti che già sono certo. stati fatti e, da, uh. dal gruppo di Stefano Fiore, oppure... E, quindi l'accordo c'era, non è una pretesa di adesso... No, 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 l'accordo, ribadiamo a parole, tra il Presidente Gualascio e il Presidente Candelieri, l'accordo verbale c'era già stato, tant'è che anche a mezzo stampa ambo le parti dissero che era tutto a posto e andava soltanto ratificata la cosa si credeva fosse roba di qualche giorno il tempo di, di come dire, preparare burocraticamente il tutto invece purtroppo abbiamo scoperto che la cosa è slittata all'interno della società perché non... ci da fuori questa cosa? No, ti, faccio no, ti, ti pongo questa domanda non sì. è che qualcuno ha cambiato idea? oppure a è solo qualcuno, una questione legata? probabilmente in, in società qualcuno non è d'accordo e quindi blocca eh, il presidente Guarascio. Il discorso a questo punto è molto semplice, o oh, come dire, si dice no il gestore giovane lo gestisce il cosenza e quindi si rimborsa il gruppo di Stefano Fiore di quando ha investito e quindi poi si troveranno altre forme come Vabbè, strutturare. Vabbè però scusami, è, è un, io adesso io sto ascoltando sì. quei, i fatti che stai raccontando, alcuni passaggi non li sapevo, però sarebbe un comportamento scorretto? Cioè decidere, in questo momento non vedo più il, la gestione del settore giovanile. Dopo che hanno investito. Dopo che hanno investito e hanno anche lavorato non... bene, perché ricordiamo che Cosenza certo. sta fornendo calciatori alla prima squadra, oltre ai più noti Cassamà certo. e, e Salvino. E ci sono anche altri giocatori come Piro Mallo, ad esempio, che sono aggregati in pianta stabile al Cosenza. Lo stesso portiere Perdi, il terzo portiere. Quindi comunque è una, è una, bu una buona cucina di talenti rappresenta il futuro della società poi, non è che ehm, come dire ehm, ti puoi svegliare una macchina. no no e no, dire... no voglio dire un'altra cosa non è che ehm, poi diventerebbe una cosa a parte al cosiddetto calcio resterebbe comunque una questione all'interno della società stessa all'inizio dell'anno come dicevamo o si rimborsa candelieri e chi del di quanto investito sinora oppure si ratifica questo accordo e si continuerà su questa falsa riga, a costo tra, tra virgolette zero per gli altri nove soggi. Cioè, intanto bisogna comunque, eh, sarà una questione di giorni suppongo, Ma che questa me lo via, sarà una situazione che andrà alla lunga e molto probabilmente anche questo, Ma anche questo crea oro... dei, dei, dei dissapori, o sbaglio, all'interno della società perché insomma queste sono cose tra, non relativamente importanti ma abbastanza importanti poi si parla anche di rapporti di fiducia perché se è vero che è la questione era verbale poi al momento di concretizzare naturalmente noi eh, portiamo eh, quello che è più o meno ufficiale poi magari determinate cose nemmeno eh, le sappiamo intanto eh, un, le tre giornate scusami ritorniamo a parlare di calcio giocato sì non si era nemmeno provato a fare ricorso, no, ricorso cioè, o meglio, lui è stato bocciato subito sì, o no, stato dopo bocciato. una settimana però il fatto di, di stare tre giornate fuori dallo stadio San Vito uh, certo non ha aiutato a, a prescindere dalla questione economica io dico per quanto riguarda la squadra io credo che invece, anche perché però... Cosenza-Acre a quanto pare cioè, erano pochissimi addetti ai lavori ma, sì, cioè, ma... molti erano mm. sembrava che l'Acre giocasse in casa eh. Io mi rifaccio alle parole di Tommaso Napoli dell'ultima conferenza che ha fatto martedì scorso. Sì. Gli abbiamo chiesto, oltre a una continuità di risultati tra le mura amiche, a questo punto, per davvero tentare di raggiungere l'interreggio, è il caso di trovare anche quella in trasferta, iniziare ad innalzare una, una serie di vittorie consecutive, 6, 7, 8, magari... 14-13 quando sono rimaste le partite sì, ma ci sta però... andando sempre così vicino soprattutto ultimamente, dove eravamo a Noto eh, sì. la partita che abbiamo indifferita su Rai Sport Sat ah, indifferita, non in diretta la diretta l'abbiamo sentita alla radio insomma, sì. fino a, quasi all'ultimo all'ultimo, però stavamo assaporando no, sì, il gusto sì, ma della vittoria ha sempre disputato buone partite Poi, dice, e lui, il, il mister, ha risposto in una maniera che ho apprezzato molto, lui dice noi stiamo giocando in campo neutro e eh, stiamo comunque vincendo in campo neutro Campo neutro, per quanto mi riguarda, è da equiparare a una trasferta, laddove non vi è un sostegno massiccio da parte del pubblico, in questo caso di Fede Rosso Blu. Quindi paradossalmente il fatto di aver giocato in non in trasferta, in campo neutro, potrebbe avere dato al Cosenza mh, una maggiore sicurezza dall'esprimersi meglio lontano dallo stadio San Vito. Paradossalmente, è, è un paradosso assolutamente. questo. Però Dabbè, Anche auguro. perché scusami ma lo sa di San Vito tutto questo no. supporto a porto dei tifosi si gioca, sempre, eravamo... si gioca sempre in casa cioè, No 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 ci mancherebbe si altro Si gioca sempre in casa, si gioca laddove eh, la squadra è abituata a sostenere degli allenamenti Dove fa le prove magari durante il giovedì Comunque ha un rapporto diverso rispetto a un terreno sul quale al massimo ha fatto una rifinitura il giorno prima questo, eh, eh, Senti, noi abbiamo parlato dell'interregio, anche se poi realmente ne abbiamo parlato la settimana scorsa, solo che insomma sempre in merito nell'eventualità alla, alla vittoria finale, però ci stiamo dimenticando anche di qualche altra squadra, parliamo del palazzolo. Ah beh, eh, però dobbiamo necessariamente parlare anche dell'Acri, parliamo del Messina. Intanto una cortesia, non mandate, non scrivete messaggi su Facebook, so che c'erano dei nostri abitudini. Abbiamo qualche difficoltà mh, su internet, il maltempo poi eh, ci obbliga eh, a essere condizionati anche per quanto riguarda la comunicazione. Quindi non, non è che non li voglio leggere, ma perché abbiamo proprio delle difficoltà con le connessioni. Scusami, dimmi. Il Palazzolo è una squadra... Forse più di categoria riguardo, rispetto all'interreggio, è una squadra con Addirittura. Sì, perché è una squadra che ha, è partita con diverse ambizioni all'inizio del campionato e devo dire che le sta rispettando. Ha una società forte economicamente, e, è una società che ha preso gente come Panatteri e Bonarrico, sono due attaccanti eh, ottimi, due attaccanti che infatti stanno segnando e sono in alto nella classifica dei cannonieri. È un outsider sicuramente per l'Interregio. L'Interregio dovrà andare a giocare, se non sbaglio, a Palazzolo. E non, sì, dovrebbe, mi sembra che debba andare a giocare lì a Palazzolo. E potrebbe essere un campo dove... Deve giocare con il Cosenza. Sì, L'Interregio nelle, pre... eh, allora, per... nelle prossime quattro partite, se non sbaglio, deve affrontare Cosenza, anzi Marsala, Messina, Cosenza e Palazzolo. Sono dure, eh? Sono, <ride> sono quattro partite dove, credo, se esce indenne da queste quattro partite e nessuna squadra riesce a ridurre il divario che è 9 punti da noi e 7 mi sembra dal palazzolo e riesce a restare l'interreggio a 5-6 punti dalla più diretta inseguitrice il campionato credo che a quel punto sia bello che è andato, invece se si arriva a 4 punti, 5 punti oh, perché no anche a 3 beh, allora un po' di pepe in più al campionato nel rush finale si potrà Registrare. questo è il Barazzoli invece per quanto riguarda l'Acri che ha fatto veramente un grande girone d'andata eh, sta campando di rendita sì. o semplicemente sfortunato? no, l'Acri allora ehm, è andata oltre le più rose aspettative anche per bocca stessa dei diretti interessati come abbiamo sentito lunedì scorso con Ferrari. l'allenatore Ferrario, ha fatto un girone d'andata spettacolare vincendo con tutte le tra virgolette grandi? tutte le grandi tranne con l'Interreggio all'ultima partita <ride> al Giro di Boa dove Purtroppo ha perso anche la leadership per la classifica. Ha ricevuto applausi dovunque si è andata a giocare, è stata una formazione arcigna, una formazione dove ehm, con una, come dire, una compattezza di fondo tra mediana e difesa riusciva a condurre in porto risultati mh, difficili, 1-0, 2-1, risultati di Serie D, dove eh, inanellando proprio questa serie di risultati, l'1-0 e il 2-1, cioè vincendo con il minimo scarto con l'avversario dimostri davvero concretezza quella che è mancata al cosenza dove quante volte abbiamo dato 1 U 1 0 a 0 1 1 0 a 0 in genere il problema è che il cosenza passava in vantaggio sempre prima di ma anche lacri magari si passava in vantaggio in però poi aveva la forza certo, di riportare di, 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 esatto, di portare tempo. sui binari a, a, alle favorevoli il risultato credo che lacri abbia una rosa tale per poter ancora dire la sua per un'eventuale griglia di playoff non, non ho dubbi un buon allenatore Calciatori come Lacanna, Galantucci, Perrelli stesso, adesso che ascolterà altre due giornate di squalifica uh, a De Foi, il centro difensivo che è davvero bravo, Cavatorti, uh, Alessandrina. Attacco, una squadra con, di tutto rispetto. Per quanto riguarda il Messina, invece, credo che le Infatti prestazioni dei giallorossi siano state condizionate terribilmente da quel meno 7 che ha rotto le uova nel paniere. Un po'. Alla sono punti recuperabili o meno, ci sono stati vari ricorsi, io lo dico. C'è un, un ricorso ancora in atto, uno, perché è stato rimandato il giudizio. Pare che lì allo stato siano come dire, ottimisti, circa la restituzione di due o tre punti, al massimo, quattro. E beh, però, insomma, rimarrebbe comunque a una decina di punti certo. di stacco dall'interreggio. Però il cambiato del Messina è stato totalmente influenzato da questo meno 7, perché anche a livello psicologico eh, vedere la classifica e vedere il Messina al secondo posto, o essere lì al ridosso della prima piazza, aveva, dava sicuramente maggiore come dire calore al San Filippo che è vuoto ormai tanto quanto il San Vito e poi ah, non avrebbe sicuramente fatto sì che la società mandasse via alcuni calciatori nel mercato di dicembre che erano richiesti da categoria superiore, lì ha dovuto ridimensionare un po' con i vari corone, con i vari Ceger, con, con i vari Coppola, gli accordi presi all'inizio anno, il meno 7 è inutile, che lo ribadiamo penalizzato a 360 gradi i giallorossi e hanno rimandato i sogni di gloria della società. Nel frattempo, in eccellenza, c'è l'altra società di Messina, il città di Messina, che sta per vincere il campionato. Quindi Messina... Ho capito, ma si può vivere. Cioè. Quindi il Messina, paradossalmente, l'anno prossimo potrebbe ritrovarsi come il Lotero. Non è una società diversa. Sono due società differenti. È un... Una è la C Messina quella che è in serie di cioè, cose. fammi capire, Qualche vorrebbero cittadino. fare in voi, mi chiede, i tifosi in tutto questo dove stanno, dove sono collocati? No, I gruppi Se... organizzati mi sembra seguano la società AC Messina, però il, il città di Messina in eccellenza ha anche un buon seguito, anche perché comunque a quanto... E pare da quando posso leggere un po' sul web sia la società al momento che offre maggiori garanzie dal punto di vista sì, della stabilità. Perché economica. comunque noi, proprio perché da come leggiamo sulle cronache dei giornali ci sono sempre questioni anche economiche legate a questa società. Sì, ma seribili. credo che alla fine coloro il, il città di Messina salga, facciano una fusione, non sarebbe controproducente come abbiamo vissuto noi all'epoca vivere una situazione però la fusione con... noi non l'abbiamo no, fatta abbiamo aspettato che Anzi. una delle due scomparisse per poi restare con l'altra anche se l'anno successivo fu un bel campionato mi sembra siamo arrivati in finale playoff con la... a Vibo Valenza abbiamo perso erano... Nel piccolo ci sono ricordi simpatici, davvero sì, sì, molto... <ride> Sicuramente, senti, Rita. Ebol incluso. Ecco, bravo. Senti, eh, ritornando eh, naturalmente al Cosenza, eh, facciamo un po' il punto della situazione e eh, analizziamo determinati punti, non fosse altro che non potendo parlare di calcio giocato, facciamo un po' di tutto. Io ti voglio invece chiedere, qual è stato secondo te il giocatore quello non emblematico perché non è il termine giusto quello azzeccato è quello che veramente ha fatto il flop in assoluto io lo so il flop però vabbè eh beh, anche quello flop, azzeccato va bene dai, dai. <ride> sul flop non, non esprimiamo tedesco vabbè ti sprimi <ride> Io vabbè, e in quello... questo caso ci saranno 10 persone che ti diranno 10 persone diverse. Sì, tu cosa vabbè, ma è il calcio, ma ben vengano questi giudizi. Certo. A me purtroppo non piace quando bisogna discutere di argomenti quali quelli di prima, stipendi, certo. accordi, eccetera, eccetera. Menze universitarie o altro. Sono cose che purtroppo no. da, da cronista sportivo uno non vorrebbe mai raccontare, perché eh, chi racconta lo sport dovrebbe raccontare lo sport in quanto tale il gol, il cross, il terzino, la sostituzione sbagliata. 4 4 2 4 4-3-3, 4-2-1. Cioè, il calciomercato, quelle sono le cose che credo un, uno sportivo, in, nel vero senso della parola, nella, nel significato più stretto del termine, voglia leggere ogni giorno certo. un giornale e non di mancati accordi, eccetera, eccetera. Tornando alla domanda che mi faccio, credo che... Vediamo se siamo invece d'accordo su chi è stato il giocatore più azzeccato. Tu chi dici? Sarebbe scontato dire moscero. No, e invece io non dico E moscero. infatti ho detto, e sarebbe scontato dire moscero. E quindi dici? Gassama, no. Oh, io dico Ciano, io Ciano, dico Ciano va bene. Io dico Ciano perché... Vabbè, Gassa Gassa, ma sì. come, come dire, è una scoperta, è una, diciamo, una... che ancora poi non ha dato un apporto no. a differenza di Moscero quasi settimanale. Sì. Insomma, a parte quella, quella parentesi dell'infortunio, però io penso che sia un giocatore che potrà... Che poi insomma, far sorridere aver letto anche quello che gli è successo a Scalea. Sì. Cioè, va, va. Bene, va bene, comunque. Sì. No, io credo che um, Ciano sia un calciatore sprecato perfino in serie C2 è un calciatore ciano che assolutamente deve spero con la maglia del Cosenza tornare in almeno in prima divisione gioca da veterano in difesa da come dire, gamba da carisma in mediana e lui nasce come terzino destro quindi a Catanzaro ha giocato anche sulla sinistra è un jolly che non delude davvero mai, cioè in Serie D fa la differenza, ma davvero fa la differenza e lo stiamo vedendo domenica dopo domenica. Credo che sia davvero lui il colpo da 90 di Stefano Fiore e anche Ciano. E cioè, a Cosenza in Serie D penso semplicemente perché ha alzato la cornetta questo signore che ha vestito la maglia numero 10 in nazionale e gli ha detto sono Stefano, puoi venire a giocare a Cosenza? Sto arrivando, e tanto che la sera, anzi il pomeriggio ero presente quando è arrivato a San Giovanni in fiore, non, non credeva di avere davanti... Senti, cosa avete scritto sul colore di Calabriola stamattina? Senti, sì, c'è ab... su Cosenza Channel. No, sul sito il collega Palermo sta, sta aggiornando, adesso non dovrebbe esserci ancora eh, il red del match di ieri del Brusum, eh, mentre il collega Palermo <ride> adesso <ride> sta aggiornando il sito, penso, con gli ultimi eh, risvolti. Come sta andando il sito? No, no, no. per fortuna stiamo avendo <ride> riscontri Molte davvero... Cominciamo. Io credevo che con la scomparsa del 1914 e eh, la ripartenza della Serie D eh, le visite calassero. Invece fortunatamente inizialmente sono rimaste tali, tali. e quali. Invece adesso, mh, dopo che anche magari altre realtà del panorama dilettantistico hanno scoperto il nostro portale... Eh, Sembra un paradosso, però sto registrando qualche visita addirittura superiore all'ultimo periodo del 1940. Avete modo di capire quali sono le notizie o, il, o le pagine più cliccate, sono le attualità oppure so che fate anche un tuffo nel passato in alcuni sì, cose. Sì, ma l'attualità del Cosenza è il 90% delle, delle visite del sito. Poi ci sono anche gli altri sport, il calcio a 5, il, il nuoto, dove la tubbisider adesso... Complimenti Sta, Sì, 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 è secondo in classifica nel campionato di Serie B Poi aggiorniamo gli altri sport comunque. Senti, noi dobbiamo chiudere È volato anche oggi Noi sì. ci vediamo la settimana prossima Naturalmente oggi è una sorta di eh, appuntamento speciale Per fare un po' il punto della situazione Però come ben sapete a noi ci piace parlare di calcio giocato Lunedì finalmente commenteremo insieme ad Antonio della partita E speriamo di commentare una bella vittoria Ci scusiamo per i disagi per quanto riguarda i collegamenti con il telefono e con internet, ci abbiamo provato, ma il maltempo ha colpito anche noi, speriamo che si risolva il tutto nel più breve tempo possibile. Grazie a Denzel Leonetti, a Mario Scarpelli e alla collaborazione di Deborah Monetti e Antonio Claus, il lunedì prossimo, arrivederci, salve.